Ho visto molto tempo fa un documentario sui pinguini che, tra le altre cose, mostrava come loro monogami si ritrovano sempre in tutte le stagioni, proprio gli stessi due pinguini, il maschio e la femmina, perché poi loro stanno assieme per tutta la vita. E ci stavo pensando oggi, che è la giornata della donna, perché quando succede che un uomo e una donna si scelgono e sono appassionati insieme. E poi l'uomo, in questo canale parliamo di queste situazioni strane, che non sono solo amori che finiscono, sono proprio situazioni strane e siamo qui proprio per chiarirci, per capire cosa succede. Sarebbe strano, pensando a questi uomini che cambiano da un momento all'altro e diventano diversi e diventano freddi e si mettono in qualche modo a attaccare la compagna. A qualche volta succede fisicamente, altre volte succede psicologicamente. E mi stavo immaginando come le persone vedrebbero questo atteggiamento se a farlo fosse quel pinguino in quel documentario, che a un certo punto, quel giorno, invece di avvicinare la compagna, fare il canto, farsi le coccole, beccarsi col becco in modo simpatico, in modo affettuoso, si mettesse a essere ostile, ad attaccare la femmina. Se ti immagini la scena, questo sarebbe probabilmente da tutti visto come un'anomalia da parte di lui. Questo di pinguino a lui è successo qualcosa. Cioè, è come se, parlando del suo cervello o del suo, che ne so, non si può dire l'istinto, perché l'istinto è presente in tutti i pinguini, però qualche anomalia nel suo comportamento che fa sì che si comporti in modo strano. Se questa cosa succedesse in uno zoo, allontanerebbero il personale, allontanerebbe il pinguino maschio dalla femmina. Mentre quando è successo a te, se è successo a te, probabilmente ti sei sentita in colpa tu. E agli occhi di tutti quanti, ti probabilmente sei sembrata, sembrerai, o raccontando la storia, sì, sembri tu quella che in qualche modo è sbagliata, che non ce l'ha fatta mantenere la relazione, o che lui che si presenta benissimo fuori dalle mura di casa vostra, lui si presenta sempre benissimo, laddove invece tu non riesci perché. Prima di questo attacco c'è stata tutta una serie di cose a cui tu non ti sei preparata, mentre invece l'alieno, questo compagno anaffettivo che tu spero avevi nel passato, che non sia più presente, lui sapeva cosa stava arrivando e quindi si era preparato anche il campo un po' intorno. Quindi mentre tu a casa ti occupavi della coppia, delle cose e lui appunto ti teneva già un po' separata, cominciava a farti il vuoto intorno perché quell'altra amica non andava bene, perché i tuoi genitori vedi che ti controllano, il che probabilmente era anche vero, però con la sua intelligenza, con la sua capacità di capire le interazioni, di capire anche come si manipola, di capire te soprattutto quali sono i tuoi punti deboli, cosa invece a cosa ti agganci, di cosa hai bisogno. Quindi lui ha preso questi bisogni, forse il bisogno di rassicurazioni, forse il bisogno di sapere che tu vali, per esempio, ecco. E ti diceva, certo che vali, però vedi che ti penalizza questa, per esempio, un'amica che poteva invece essere un aiuto, ecco, invece che probabilmente anche lei è dall'altra parte della padella, quindi forse anche lei è una linea affettiva, e che lui sapeva quali cose mettere sotto la luce dei riflettori, quali caratteristiche di quell'amica che erano veramente. Probabilmente erano veramente qualcosa che lei si approfittava di te mentre non c'era quando potevi aver bisogno, ecco. E quindi un po' ha fatto questo vuoto intorno, un po' tu hai dedicato tutto il tuo tempo, tutta l'energia, ma anche tutti i tuoi progetti per qualcosa interno, no? Inerente alla vostra coppia, anche perché lui coltivava questa cosa qui, quindi sai, ti trasferirai qui da me, faremo questo laboratorio per te, poi andremo a questa vacanza, poi ovviamente matrimonio, bambini, ognuno ha avuto quel future faking che era giusto per lei, no? Questa immaginazione falsa del futuro che sarebbe dovuto arrivare. Mentre lui, se ci pensi adesso, non stava, sì, a parole sì, però in pratica non è che stava facendo molto insieme a te per quel che riguarda questi progetti, era un po' più un osservarti come fai tu e comunque parlare, raccontare, dire di sì, farsi delle domande, però tutto sempre a livello del pensiero, a livello del racconto.
E poi a un certo punto, quando lui ti assale, lui per lui fuori non è cambiato niente, lui non comincia quel giorno a lamentarsi di te, come tu puoi andare da un'amica se ce l'hai ancora, o da una conoscente, o da chiunque a lamentarti di lui. Oppure adesso sembrerà che ti lamenti mentre stai raccontando questa cosa strana che è successa e sei anche sconvolta. Quindi non riesci a spiegare bene, perché anche tu non riesci a capire bene. E lui appunto in quel momento non cambia niente, non succede niente, perché lui sapeva che stava arrivando, lui non è sconvolto dall'accadimento, lui non è che in quel giorno, proprio in quel momento si era accorto che tu sei una persona che non potrà mai stare, che non lo potrà mai far stare bene, che tu non funzionerai mai dentro la coppia e che... Sì, è che lui praticamente, se non sconvolto, rattristito, scosso un po' da questa cosa, o dispiaciuto, no, lui non cambia niente. Quando lui quel giorno uscirà dopo aver fatto la scena, lui va dai suoi amici, che probabilmente di solito, la maggior parte delle volte sono un bar con i soliti amici di bevute, e lui lì, oppure andrà in ufficio, se è una persona, se un manager andrà. E lui si comporterà come sempre, non succederà niente, non proferirà parola su questa cosa qui, perché anzi, proprio per un suo alibi, lui nasconde queste cose che sono fatte apposta, appunto. Quindi la società, tu, che nessuno ha visto la scena, ma anche se qualcuno l'avesse vista, se la scena non era violenta, ma erano quelle cose sottintese, penserebbero, le persone penserebbero che lui ti sta dicendo le cose vere, quindi che tu non vali, che non può funzionare, e conoscendo lui come una persona razionale e logica, sembrerà che sia veramente successo qualcosa prima, qualcosa che invece non è successo. E per questo oggi, nella giornata della donna, volevo parlare un po' sottintendere questa cosa qui dell'energia femminile, dell'energia maschile, che è l'energia femminile presente nell'universo per una ragione. E l'energia maschile ha la stessa cosa, poi quando ci si mette insieme, questa cosa molto più completa, insieme lavoriamo in una squadra molto più efficace, efficiente e piacevole. E questa è una cosa naturale. E questa è una cosa che noi ci aspettiamo. Ecco, quando qualcuno ci manipola, fa sembrare di essere parte di questo accadimento, di questo appunto progetto, mentre non lo è. E quando, se tu ripensi, se ti è successo questo momento in cui lui a un certo punto ha deciso che qualcosa non va e ti ha rifiutato, ti ha respinto in quel modo di cui parleremo adesso, tu ti sei sentita non come in quella coppia di pinguini dove a lui è scattato qualcosa di strano nel cervello, quindi è lui quello strano e va allontanato, e che è logico che tutti ti aiuterebbero, ti vorranno aiutare nell'allontanarlo, ma hai probabilmente letto questa cosa come se tu non fossi la persona giusta, come se lui pensava che tu fossi la persona giusta, infatti ti ha fatto tutta la love bombing, ti ha bombardato d'amore, era innamorato, e però poi vedendoti da vicino ha capito quanto sei sbagliata, il che non è vero. E adesso parliamo di questo grande rifiuto e soprattutto di come questo seme, se tu credi a questa idea, può aver cominciato a crescere dentro da te e di te la piantina del dubbio di non valere. Ecco perché sei anche qui a guardare questi video, perché stai cercando le risposte, che significa che non stai bene. Oppure sei qui già da tanto affezionata perché non stavi bene in passato e adesso ti sai che è importante continuare a chiarirsi, perché non si sa mai, perché la mia esperienza è che queste cose poi ci si dimentica. Positive come siamo, poi ci dimentichiamo che gli altri possono essere manipolatori. E stavo dicendo, sì, perché è successo anche a me di accorgermi molto dopo questa scena, quel giorno in cui lui, non di punto in bianco da un giorno all'altro, ma proprio dal pomeriggio alla sera, ha deciso nel pomeriggio che sì, siamo insieme, mi vuole aiutare, anzi, vieni. Io dopo ho capito che era tutta una cosa ovviamente preparata, però lì ovviamente tu non lo sai. E anzi, quella cosa di cui tanto, una di quelle cose che si parlava che si farà insieme, lui voleva tanto aiutarmi a restaurare un piccolo mobile antico che avevo a casa. E quel giorno ho detto sì, ho tempo, facciamo questa cosa qui insieme. Quindi questo fa sembrare la situazione come una situazione che funziona, una coppia che funziona e noi due che insieme
faremo qualcosa di importante e che lui, contento, mi aiuterà con le sue capacità per, ecco, fare questa cosa importante insieme, dove io sapevo cosa fare perché avevo deciso io che quel mobiletto, cioè no, non è che avevo deciso che lo farà lui, io ho deciso, ho preso quel mobiletto, ho deciso che un giorno lo restaurerò. Lui l'ha visto che era bravo a lavorare col legno. Mi ha detto che mi aiuterà e poi è arrivato questo giorno, io ho accettato ovviamente e poi ci siamo trovati nel suo cortile per farlo. Lui ha impostato, diciamo, un lavoro e ha detto entro un attimo e poi io ho cominciato perché lui mi aveva dato le indicazioni e poi non è più uscito. E io mi sono accorta perché io sotto sotto, senza, adesso lo so, ma avevo già un po', allora da un lato ti fidi, nel senso che pensi se lui è dentro starà facendo delle sue cose e dall'altra cioè non vuoi disturbare perché il tuo ruolo nella coppia è sempre stato quella che segue se sei dalla nostra parte dell'esequilibrio e lui è sempre stato molto molto attivo fino a quel momento, molto sicuro di sé e decideva lui appunto sulle cose da fare, su come si fanno, ecco. E quindi io mi ricordo, sono andata anche a vedere dentro a un certo punto e l'ho visto sul divano davanti alla TV accesa che stava dormendo. E quindi ho pensato, questa cosa è strana, però vabbè, forse era stanco. La cosa strana era forse che la TV era accesa, però che lui si fosse messo a guardare la TV mentre dovevamo fare un lavoro insieme. Però sai com'è, anche se è strano, può succedere. Sono tornata fuori a fare le cose da me. E ho capito che la situazione era molto strana, solo quando la figlia del vicino, una bambina piccolina, si è affacciata alla finestra e mi ha chiesto cosa stavo facendo, cosa stessi facendo e poi ha chiesto dove era lui. E lui dov'è? E lì ho sentito una paura, una tristezza molto forte, soprattutto forse se mi ricordo bene una tristezza, perché c'era qualcosa che non andava e mi sono sentita forse un po' mi vergognavo. Perché quando tu non sai cosa sta succedendo, sei una persona adulta che dovresti in qualche modo, ma sai, sei sempre fatto i compiti bene, sei sempre avuto dei buoni voti a scuola. Se sei una persona che, meno male, si gestisce, non saper rispondere a una domanda così semplice davanti a una bambina, davanti alla quale tu dovresti anche essere un po' un esempio, sei un'adulta, lei seguirà un po' le orme degli adulti, almeno finché è piccola. E questa cosa mi ha fatto capire che questa era cosa strana, perché mi imbarazzava tantissimo rispondere e si sentiva proprio, io sentivo la stonatura che c'era qualcosa che non andava. E quella stessa sera, poi quando lui si è svegliato, l'interazione non era così fluida come prima, e poi ho solo voluto andare a casa mia, quindi sono tornata a casa, vedi che questo anche per confermarmi il sano istinto, nel senso che io mi sono anche voluta togliere da quella cosa strana, in realtà grazie a Dio avevo un mio appartamento, non convivevamo, tu immagina se invece in quel momento tu convivi con questa persona, però comunque lui adesso col senno di poi aveva delle cose programmate, alla sera mia, che sarebbe stato tipo un'ora, un'ora e mezza dopo, che di solito non mi chiamava se ci eravamo già visti nel pomeriggio, mi ha chiamato per chiedermi se uscivamo. Tra l'altro, adesso penso, come ho fatto a non capire, a invitarmi a fare una cosa, per esempio a mangiare le castagne, cosa che lui sempre diceva prima che non andrà mai a fare, che quel posto non gli piace, lì le facevano le castagne solo lì e quindi lì non si andrà mai. Invece mi ha invitato di andarci. Quindi tutta la cosa in realtà, vedi, era un po' strana, è anche la dimostrazione che ti invitano a fare qualcosa che a te piace perché vogliono essere sicuri che tu vieni. Però tutta questa cosa è strana, perché se anche lui, io forse, adesso non mi ricordo come ho interpretato la cosa, forse ho pensato anche che gli dispiace, che quindi non so, non mi ricordo cosa ho pensato. Fatto sta che ho accettato perché comunque si andava a fare qualcosa che mi piaceva. E lì è successo tutto un caos, perché sì, anche adesso ma era un po' anche comprensibile già nel momento in cui accadeva, in cui poi eravamo nella sua macchina e ci stavamo dirigendo verso quel posto dove facevano le castagne, che lui stava proprio cercando lì di litigare e poi ha fatto in modo che questa cosa è montata, anche se io non sono una persona che litiga, non lo so proprio fare, nel senso non sono proprio propensa a capire, però a un certo punto ho alzato la voce dicendo, vabbè, ma basta,
E lì lui ha usato questo per far scatenare poi il putiferio. In quel momento, in tutto questo pomeriggio, in tutta questa cosa, l'idea, quando succedono queste scene storte, che c'è stato il pomeriggio in cui è andato tutto bene, e poi alla sera di colpo lui ti tratta come se tu fossi sbagliata e la vostra storia non potrà mai funzionare, e da quel momento in lì lui non c'è più, perché se convivete esce di malumore al mattino, ma comunque comincia a fare la colazione fuori, per esempio, cioè comincia a cambiare delle cose che ti fanno capire che basta, lui non ci sta più. E questa cosa, se tu ci pensi, non, cioè tu pensi che avrà delle cause, ma se tu ci pensi adesso, anche se non stai più insieme, se è passato del tempo, sai che invece non c'erano delle cose così tanto grandi da giustificare questo atteggiamento. Ci sono state forse delle cose che sono successe, ma tu non sai quali, perché tu non sai che lui, che terreno si è preparato già fuori, e che a un certo punto loro durano poco nelle relazioni, gli alieni, peggio sono dentro, più si devono nascondere, meno durano. E lui può anche avere, cioè può essere sì successo qualcosa, ma fuori dalla vostra coppia, forse lui ha trovato qualcuno che pensa che sia migliore di te, ecco, ha bisogno delle nuove emozioni e che ne so, adesso io non saprei dire se loro ti maltrattano perché ti vogliono abbassare così tanto in modo che tu sarai zitta e buona a casa a fare i lavori domestici mentre loro fanno la bella vita fuori, non lo so se è questo il caso, però comunque qualcosa sì, è successo. Questo, io sono qui per dirti, anche perché oggi è la giornata della donna, di non credere a quando qualcuno ti rifiuta perché non sei giusta. Può essere che non siete compatibili, in quel momento si capisce che non si sarà più insieme, ma quel rifiuto, quella cosa che lui, una persona affettiva, l'alieno, ti fa vedere che tu sei un rifiuto, che tu non vali niente, che tu non sei una persona che funziona, non sei un essere che può contribuire al benessere degli altri, che sei proprio come un remite al contrario, che tu tocchi le cose, vedi che non vanno bene. Quella cosa, se a quella cosa tu credi, sei intanto sola, come se quella pinguina nella nostra scena inventata del pinguino strano, come se quella pinguina non fosse nel documentario insieme nel branco di altri pinguini, ma fosse sola e non fosse in uno zoo dove ci sono degli addetti ai lavori che possono notare questa cosa e salvarti, ma sei una pinguina sola, chiusa in casa con quest'altro pinguino più forte di te che ti attacca. E quindi lì non capisci, e quindi lei lì ti chiudi, ti proteggi, ti rifugi in un angolino. E questo fa la nostra mente, si rifugia, si chiude, si vuole scappare e un po' crede a questa cosa, perché tra sono in pericolo per cui lui è un psicopatico e ho sbagliato qualcosa, la mente preferisce pensare che ha sbagliato qualcosa e che, ed è questa una cosa giusta in quel momento perché sei forse veramente in pericolo, è che devi correggere, quindi devi stare zitta, ascoltare cosa dice e cercare di correggere la situazione. Però invece dopo, quando tu riesci a uscire dalla situazione, è giusto anche riparare questa informazione se ti è rimasta dentro che tu non vali. Io mi ricordo che dopo l'alieno numero 4 io ho registrato, cioè nel senso mi sono resa conto adesso negli anni che ho registrato l'informazione di non valere, che mi ha fatto sì che proprio mi sono chiusa in casa, non ho voluto più avere a che fare. Una in realtà proprio per capire se è vero che non valgo, perché ho pensato, vediamo se adesso sola con me stessa, vediamo cosa esce, no? Perché c'è questa famosa frase che dice se tu sei un'arancia uscirà la spremuta di arancia, non può uscire altro. Ecco, quindi senza le influenze degli altri, cosa potrà uscire? Io ero curiosa di vedere questa cosa qua. Nella mia vita ho sempre pensato di essere una persona buona, non dico di valere, però di essere una persona buona, quindi una persona buona a prescindere vale, vale perché è buona, perché sapevo che tante persone mi chiamavano per star meglio, anche perché sostieni un'amica, perché l'aiuti, ecco queste piccole cose che ti fanno capire che sei una persona che ecco, merita di stare al mondo. Mentre quando loro ti trattano in quel modo e poi ti isolano e tu vedi che nessuno ti ha cercato, che non hai più tanti amici, che
che forse sei addirittura staccato dalla tua famiglia, e che con lui che era tanto innamorato, e tu ovviamente gli credi perché quella volta forse non conoscevi, probabilmente non conoscevi la manipolazione, o forse sì, pensavi sì, manipolazione, ma sul posto di lavoro, poi sempre magari in qualche film lontano, oppure in quei casi dove c'è qualcuno che ti vuole vendere qualcosa, non pensavi che una persona potesse impersonare una persona innamorata per così tanto tempo. E prepararsi tutto il terreno per poi scartarti in quel modo lì. E forse non ci credi nemmeno adesso mentre te lo sto spiegando. Ma quindi io giro pagina e volevo dire anche un'altra cosa. Perché ti sei sentita così male in quel momento? In quel momento ti sei sentita così male perché le nostre emozioni sono secondo me, GPS. Cioè questo posso vedere, sto dicendo troppe cose tutte insieme. Queste posso vedere io, ma anche lavorando ovviamente già da anni con questa cosa della traduzione dei sintomi. Quando tu cominci a credere in un sintomo, che guarisce, cominci a boh, cioè, lì c'è tutto un argomento a parte, ne parliamo in altri video, però anche quando tu visualizzi al di là dei sintomi una realtà che tu vuoi raggiungere, poi hai come delle indicazioni su dove andare per raggiungerlo, quindi è proprio come il GPS in una macchina dove tu metti il target, quindi metti la destinazione, voglio arrivare in questo posto, e poi il GPS ti dà delle informazioni e quindi ti dice adesso no, no, svolta a destra, se lì tu svolti a sinistra comincia a diciamo correggerti e comincia a parlare di più, no? A dire no, ricalcolo, hai sbagliato direzione, sei girato a sinistra invece di andare a destra, mentre prima era tranquillo e ti stava dicendo solo in presenza di rotonde o incroci da che parte andare. E la stessa cosa sono le nostre emozioni. Le nostre emozioni, finché stiamo bene, significa che stiamo andando nella direzione giusta, e un'emozione invece di malessere è indice, non sto dicendo di quel malessere di quando, del disagio, non sto parlando del disagio di quando per esempio fai ginnastica ed c'è un po' di disagio, ti sei messo in una situazione nuova, ecco, che non sei più nella comfort zone. Le emozioni positive, non sto parlando della comfort zone, sto parlando proprio di un benessere. Infatti, quando tu fai le flessioni, per esempio, sulle braccia, tu ti senti bene dentro, nel senso che sai che stai facendo la cosa giusta, se la stai facendo. E anche se c'è un disagio, o stai facendo la doccia fredda perché credi che ti fa bene, quel momento non sei sicuramente comoda, ecco. Però non è che stai male, l'emozione non è negativa, è più un disagio fisico. Invece le emozioni, quelle della tristezza, quando tu proprio ti deprimi, quando questa emozione brutta ti risucchia dentro, quando tu senti dentro, ecco, un malessere emotivo, quello indice che hai avuto, perché a monte delle emozioni ci sono i pensieri, hai avuto un pensiero sbagliato, che in quella situazione, parlando dei pinguini invece anche di quella scena, che se tu hai vissuto con quella persona aliena, adesso brutta, sembra così infantile dire brutta, volevo in un modo veloce trasmetterti questa cosa qui e pensavi che fosse diversa. A me l'alieno numero 2 addirittura ha detto sì, ma perché dopo in uno degli tanti ripescaggi che io non sapevo ancora la situazione, non avevo chiara la situazione della padella come adesso, di che parte stiamo, che lui invece non è cambiato, stava solo ripescando, però pensando che lui era in buona fede stavo cercando di spiegargli perché non voglio tornare insieme. Gli ho detto che all'inizio lui era diverso, che poi è cambiato, che all'inizio io l'ho scelto perché è un tipo di persona che io ancora sceglierei, però che poi lui è cambiato e quindi quella situazione non è più tanto idonea, non siamo più compatibili lì, che io non sono brava cioè che nel senso che non scelgo un rapporto dove devo, cioè, accettare tutte quelle cose che non vanno per essere in un rapporto e avere quelle poche cose che vanno. Una cosa così, e lui mi ha detto: guarda, che io all'inizio ero diverso per merito tuo, perché tu eri innamorata e quindi sei tu che mi spronavi a essere migliore. No? Vedi l'attenzione che tu gli dai con la tua buona energia, voglio sottolineare qui anche nella giornata della donna, con la tua buona energia, vedi come riesci a elevare gli altri. Ma questo è anche un po' forse il ruolo della donna nell'universo, no? Il yin, il mostrare quello che è bello, anche la sacralità, avere la fede che le cose andranno bene, anche avere l'intuito di capire cosa fare, su quali cose possiamo agire in modo che poi domani staremo meglio. Perché adesso ho fatto questa piccola parentesi. Ah, non mi ricordo più. Stavo parlando del GPS, però non mi ricordo più da dove sono partita, mannaggia.
Vabbè, comunque è importante che i tuoi pensieri, da cui poi derivano le emozioni, siano giusti. Se lui ti ha fatto capire che non sei giusta e tu poi sei stata male, significa che non era. Che questa cosa, pensare così, non ti porterà verso i tuoi obiettivi. È come se la strada giusta fosse a sinistra e tu lì avessi girato a destra perché lui ti ha detto, no? Vedi che tu che giri a destra, vedi che a destra e tu, tanto presa da questa destra, stavi veramente per girare a destra, ovviamente l'hai creduto, hai girato a destra, lui ha detto, no, guarda che questa è la strada è a destra, so io cosa, so io come stanno le cose, tu sei una persona incorreggibile, sei proprio male, adesso che ti vedo da vicino vedo che non ce la farai mai, come fai a dire così? Perché quella volta hai fatto così? Vedi che tutti ti guardano male, vedi se tu non lo sai, ma le persone parlano di male di te e quindi tutta questa strada a destra. Tu l'hai seguito nel ragionamento, ecco, noi siamo fatte così, ma noi, le persone responsabili, siamo fatte così, che se qualcuno ti dice qualcosa tu li credi, vuoi trovare una soluzione per questo, no? Tu pensi che ti stia dicendo la verità, perché non sai ancora che lui è alieno e che si sta inventando e che quella è una carta che lui butta sul tavolo da gioco, perché per lui tutta questa cosa è un gioco, per vincere, per demolirti, per demolire l'avversario. Ma poi perché nella sua mente tu sei l'avversario, ma nella sua mente tutti sono gli avversari. Quando siete in due, l'avversario ovviamente sei tu perché lui deve vincere. Quando invece è un gruppo di tante persone, avrà qualche suo braccio destro, braccio sinistro, la sua squadra e poi tutti gli altri sono gli avversari. Ma anche da questo si capisce che una persona è aliena perché vede gli altri come avversari. Se tu noti come qualcuno parla, lui ha una squadra di, vabbè che la squadra è più facile perché gli avversari sul campo da gioco, ma lui per esempio dirige una scuola di musica, ecco c'è l'altra scuola di musica a cui lui sempre dice, ma loro sono proprio degli imbecilli, ma c'è tu non lo sai, ma c'è come insegnano loro, è proprio sbagliato perché e poi ecco, ti spiega come. Ecco, da questo si può vedere, invece una persona della nostra parte, di squilibrio, una persona oppure una persona centrata, ancora meglio, si occupa della propria scuola, eventualmente collabora con le altre scuole perché collaborare è sempre bello, immagino, però se invece una scuola non è idonea, un'altra scuola perché non ha gli stessi valori o proprio perché appunto questa persona centrata ha notato che quegli altri non fanno le cose bene e niente, non collabora con loro, si concentra sui propri progetti, ma non concentrarsi su di loro significa nemmeno parlare male, cioè sparlare, no, degli altri. E quindi stiamo parlando del GPS che ti fa capire questo, non ce l'hanno mai insegnato, non ce l'hanno mai insegnato che sentirci male in quel momento, da un momento all'altro, è segno che non stiamo dicendo delle cose giuste. E allora se possiamo noi ritornare in quella scena per aggiustarla un po', per aggiustare un po' il corso dei nostri pensieri, per sì, ascoltare quello che lui dice, ma poi decidere anche grazie al nostro malessere che abbiamo sentito, che forse quelli non sono pensieri giusti. Tra l'altro, piccola parentesi, forse sono addirittura cose che lui dice di se stesso, no? Sono cose sue, che lui sembra normale poter offendere le cose con quelle caratteristiche, perché sono caratteristiche che lui conosce bene, perché sono le sue. Chiusa parentesi. E scegliere piuttosto l'altra strada, scegliere la strada di pensare che no, che tu vali per una serie di motivi e di dimostrazioni che tu comunque hai e sai, e perché anche comunque, a parte che noi diventiamo quello che pensiamo, e se tu, forse l'hai sperimentato, hai cominciato a pensare che forse sei veramente, avendo avuto tu l'evidenza che questo uomo così fantastico ti ha lasciato. Che ha detto tutte quelle cose su di te. Quindi tu se l'hai accettata come vera, hai visto dopo la conseguenza, che dopo veramente sei diventata così. Io dopo questa scena dell'alieno numero 4 sono veramente diventata, secondo me, ho curato meno come mi vestivo, non, appunto non sono più uscita a proporre le mie cose, perché quando stai bene hai progetti, hai cose, hai fantasia, hai voglia di fare. Appunto mi sono chiusa e questo si è poi riflesso nel mio fisico, nel senso che sono diventata più piccola, più magra e adesso non ti racconterò le mie cose, però ecco, ho visto proprio su quelle cose che dopo ho capito dopo ovviamente, però anche grazie al fatto che io traduco i sintomi, quindi a un certo punto queste cose me le sono tradotte nel modo giusto, capendo ecco, queste cose. Forse mi è sembrato sempre complicato parlarne. Oggi la giornata della donna mi ha spronato a parlare di questa cosa qui, che
che forse mi sembra complessa da capire, anche perché è molto di più diversa da quello che ci hanno sempre insegnato, quello che vedo che ci raccontano. Quindi, che ne so, se stai male, non so, nessuno ci ha mai detto che se stiamo male abbiamo a monte pensato qualcosa di sbagliato. Perché anche se qualcuno ti, questo è molto importante, se qualcuno ti dice che non vali in un campo, che hai fatto qualcosa che non va bene, che quella cosa andrebbe corretta, ed è vero, tu non stai male, tu ascolti, certo che puoi sentire quella cosa che ti dispiace. Puoi sentire quella cosa che dici, oddio, adesso anche su questo dovrò lavorare. Puoi anche essere, questa cosa ti può stancare, puoi andare, avere voglia di staccare, andare a dormire, però poi ti svegli e sei motivata a correggere quel compito, a trovare un modo, forse a trovare un coach che ti aiuti a performare meglio. Ecco, questa è la vita normale, la vita via dagli alieni, anaffettivi, che non sono umani, per questo li chiamo alieni. E questa è una cosa molto, è un disastro se ti succede, una cosa molto importante da capire ed è devastante se ti è successo, di cominciare a pensare che non sei la persona splendida. Poi è impressionante come queste persone brutte riescono a convincere te che sei una stella brillante, una donna piena di questa magia. Convincerti che non vali, cioè è impressionante questo, ma questo succede anche proprio per la nostra apertura, perché in quanto donne siamo aperte, siamo amorevoli e soprattutto accogliamo nel nostro abbraccio la persona che ci è vicino, il nostro partner, il nostro amato partner, che fino a quel momento era, sembrava una parte attiva, proattiva, coinvolta nella nostra squadra, nella nostra coppia. E quindi tu accogli tutte quelle critiche a braccia aperte, tu non ti sei ancora chiusa, anche se sei una persona che davanti alle critiche si chiude, in quel momento non eri pronta, non hai avuto il tempo di prepararti al cambiamento, quindi tutta quella cosa la accogli a braccia aperte. Ed è per questo che questa cosa ti ferisce. E a proposito del disordine, del famoso disordine, del stress post-traumatico, post-trauma, ti succede un trauma e questa cosa poi ti crea una scia di questa sensazione, il trauma rimane e quindi sei sempre triggerato, non sei sempre stressato perché hai sempre paura che accada questa cosa. Io chiamerei questo rifiuto, questo tipo di rifiuto, non perché poi vai dalla psicologa e ti dice, beh, ma è normale essere rifiutati, forse non sai accettare il rifiuto, forse hai la paura, la ferita da rifiuto, perché vedi che non sai accettare, ma poi tu pensi, ma no, mi hanno rifiutato anche, che ne so, in quella situazione, e pazienza, cioè certo che non mi è piaciuto, però non da questa cosa qui, che adesso sono traumatizzata, no? Cioè, non questa cosa qui, che adesso sto malissimo e mi sono chiusa in casa. Questa cosa non è un rifiuto, questa cosa è un, cioè, è un rifiuto proprio che è dentro, no? Un rifiuto proprio di te, come di tutto, come se l'universo ti rifiutasse, come se lui ti avesse dimostrato che tutti, cioè che tu sei una persona da rifiutare, no? Non è che tu non hai passato un esame e ti hanno rifiutato per quel lavoro, per esempio, non sei adatta, perché lì potresti anche dire, beh, ma benissimo, no? E sarebbe stato peggio se ti avessero preso per un lavoro per il quale non sei idonea. Quindi lì, anzi, magari dici, beh, stiamo collaborando, io sono andata lì a presentarmi, loro hanno detto non sei la persona giusta, quindi mi hanno rifiutato fuori da quell'azienda e vabbè, adesso abbiamo un feedback, no? O che loro hanno sbagliato di vedere, o che hanno visto giusto, cioè o che hanno sbagliato di vedere, per cui peggio per loro, o che hanno visto giusto e quindi meno male che non mi hanno assunto, perché troverò invece un posto dove io sono adeguata con persone simili a me a fare una cosa per cui sono veramente idonea, potrò veramente essere utile. Invece questo rifiuto è così grande che poi ti crea un disturbo, uno stress dopo, un disturbo da questi pensieri a cui hai creduto, no? Quindi io proprio questo chiamerei un disturbo da stress post rifiuto, dove questo rifiuto è questo rifiuto totale a 360 gradi a cui tu hai creduto. E questa parte noi possiamo correggere, che tu non credi più a questa storia. Non sei una persona da rifiutare. Tu adesso mi dirai, sì, ovvio, no, no, ma pensa veramente a questa frase. Non sei una persona da rifiutare, è proprio tutto il contrario. Cos'è il contrario di rifiuto? È proprio, anzi, vieni, vieni, ti accogliamo. E chi ti accoglie? Cioè, non tutti, perché non siamo tutti adatti a tutti, non sarai simpatica a tutti, nemmeno io. Però, come dicevano gli indiani d'America, ma così giusto per farci per capire il concetto, il 20% delle persone sono innamorate di te, il 20% delle persone a loro piaci, al 20% delle persone piaci, poi c'è il 20% che è indifferente, altro 20, quarto 20% delle persone non piaci, e all'ultimo 20% delle persone non piaci proprio per niente.
forse proprio nemmeno non ti notano, che sei proprio una diversa, diversa da loro, ma quindi hai il 40% delle persone a cui piaci. Io ovviamente che sono molto razionale cambierei questa cosa conoscendo la curva di Gauss, direi che c'è un 5% delle persone che sono innamorate di te e poi c'è un 30% delle persone a cui sei, oppure un 20%, poi c'è un 30% delle persone a cui sei indifferente. Ecco, quindi ecco, diciamo che le proporzioni non sono proprio così, tac, 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 20, 20, 20, ma di solito la parte centrale è molto più larga e invece i margini sono più piccoli, che anche la logica puoi anche vedere che funziona così. Però ci sono appunto quei 5% delle persone innamorate di te insieme a quei 15% delle persone a cui sei simpatica, sono 20% di tutte le persone che conosci che ti accolgono, ti accoglierebbero se tu solo volessi e le vedessi a braccia aperte. Proprio perché, questo è il contrario del rifiuto, proprio perché invece di rifiuto, spingerti via fuori dal loro mondo, dire no, questo no, grazie, ti dicono oh no, no, questo sì, no? Ci sono quel 15% delle persone che dicono oh sì, grazie, vogliamo questa persona. E poi c'è quel 5% delle persone, che forse sarà che ne so, 4%, ma insomma, anche se fossero il 3%, sono comunque tanti che ti dicono mamma mia, dove è andata? Però voglio, vorrei tanto incontrarla, quanto darei per. E proprio quando ti incontrano, proprio amano parlare con te, amano interagire con te, amano collaborare con te, e perché tutto quello che tocchi tu in quell'area tua si trasforma in meraviglia e oro, giusto? E tu lo sai bene. E adesso forse se questo pensiero non ti entra è perché c'è ancora lo spazio è tanto tanto occupato da quell'altro pensiero, proprio come a dimostrare che i pensieri vedi che attecchiscono. E quindi se tu senti di non riuscire a pensare questo pensiero, invece pensalo, comincia a seminare questo seme, come dice Louis Hay, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, ripeterti questa frase anche più volte al giorno, vai, continua, 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 perché il nostro cervello è come un registratore, soprattutto il subconscio, e a un certo punto registra questa cosa qui. E sai qual è il vantaggio? Sì, certo che lo sai, immagino. Il vantaggio è che se tu esci, perché una persona potrebbe dire sì, ma ti convinceresti forse di una cosa che non è vera, ma se anche fosse così, tu pensa che se tu esci nel mondo con un'idea che tu vali e poi incontri veramente la persona che anche lei pensa che tu vali e potete fare qualcosa insieme, ma hai fatto la cosa giusta. Se invece non la incontri, c'è una pazienza, hai pensato a qualcosa che però ti ha fatto star bene. Se invece tu pensi di non valere, che gli altri ti rifiuteranno e che quindi fai prima a toglierti da sola, per esempio, come ho fatto io per così tanto tempo, mi sono chiusa in casa, poi quella persona poi non la incontri, no? Se anche ci fosse, se anche esci e incontri quella persona schiva come sei, sfiduciata come sei, mortificata forse di essere come sei, perché proprio quel giorno sei proprio vestita così, tanto hai detto esco un attimo, faccio la spesa, torno subito a casa, quindi non sei vestita bene, non sei pettinata, non ti sei valorizzata perché comunque non credi più nel tuo valore. E a proposito del valore, ma anche per concludere il video, io ho sviluppato questo modo per essere il più possibile obiettiva su quel che valgo per me stessa. E quindi non dire il sé politico, come dico io sempre, che non mi piace questa cosa di dire no, ma guarda che tu vali, anche se non è vero, perché ci sono dei giorni che. Cioè, dipende da tante cose il nostro valore. Sicuramente se ti applichi, vali. Se hai delle idee, vali, ma anche vali quando non hai delle idee perché stai male, però ecco. Diciamo così per far prima, se ce la stai mettendo tutta e se vuoi migliorare, anche se sei nel punto più basso, significa che vali, perché stai comunque imparando qualcosa e alla fine quando uscirai avrai avuto un'esperienza che forse potrai aiutare le altre persone a uscire da quel buco. Però ci sono anche dei momenti in cui non vali, ci potrebbero essere dei momenti in cui non vali, perché hai fatto la cosa sbagliata che forse anche sapevi, ma forse. Non lo so adesso, non vorrei fare quell'esempio anche perché sinceramente non mi vengono in mente. E io l'ho messo sull'agenda Real Life perché così ricordo di farlo ogni giorno, anche se all'inizio la difficoltà di farlo l'ho sempre lasciato. Però appunto ho messo un quadratino nell'agenda Real Life, se non sai cos'è l'agenda Real Life ne riparliamo in un altro video, ma solo per riassumerlo in tre parole, un posto dove segni le cose che fai nella giornata, che è strutturato in modo da farti ricordare cosa segnare, perché ci sono degli spazi appositi. Ecco, io ho aggiunto questo spazio apposito per il voto. E semplicemente visto che io, la scuola che frequentavo, usava i voti da 4 a 10, principalmente questi si usavano. Significa che ho una scala di 6 livelli. E
E quindi io ho scritto sei valori, quello che per me sono valori, e ho puntato su quelli più importanti. Poi nel tempo qualcuno si è anche modificato, nel senso che ho pensato che, oppure mi sono ricordata di un'altra cosa che è un altro atteggiamento, un'altra cosa che tu puoi avere dentro che è un valore, o sì, o che puoi fare, che sono cose di valore. E quindi ho sostituito uno di quei sei con i valori nuovi che mi sembravano più importanti, nuovi perché mi sono venuti in mente dopo, diciamo, in modo da avere i top 6, i valori più importanti. E ogni giorno mi chiedo per ognuno di quei valori se l'ho vissuto, se l'ho impersonato, forse non è la parola giusta, se quel valore è emerso quel giorno nella mia giornata, sai, anche solo per i pensieri che hai avuto, per le scelte che hai fatto, se tu sei stata quella persona lì. Ecco, per esempio, se un valore è l'onestà, io oggi, nei pensieri, nei fatti, sono stata onesta, sì. E poi tu conti praticamente le risposte, sì. Eccoci. Se per esempio sono 4 su 6, ecco che, per esempio, il voto è 4 più 4, 8. E quindi lì il mio valore è 8. E lo so, cioè è una cosa ponderata, nessuno mi può dire che non valgo perché a forza di farlo ogni giorno so io quanto valgo, so, ci sono state delle giornate che ho preso anche un 6, sono state delle giornate che ho preso un 9, ecco, e poi vedi come le cose vanno, però anche a dimostrazione che non ti offendi se non vali, anche se tu dovessi prendere un 5 ti dispiacerebbe, però non staresti male, perché sarebbe stata una cosa obiettiva. Tu saresti stata dispiaciuta molto probabilmente di vedere che quel giorno non hai fatto le cose come ti piacerebbe farle, come sono, co come sarebbe farle seguendo il tuo valore, rispettando i tuoi valori. E questa cosa non ti farebbe stare male, quella cosa mortificata, quelle cose che poi sei triste, che poi non riesci a dormire, che poi ti si blocca la digestione, non sarebbe quella cosa, quel disordine da stress post-rifiuto. Al rifiuto dell'alieno, no, sarebbe semplicemente che sì, sicuramente è una cosa che ti dispiace, che poi quel giorno sei demotivata o che sei che non hai più voglia di fare perché sicuramente non ti motiva a vedere che. Oppure potresti anche essere subito motivata a fare le cose meglio il giorno dopo, forse ti metteresti subito in programma di fare le cose meglio, oppure appunto andresti a dormire, ti spareresti a guardare un film, però poi il giorno dopo svegliarti carica e decisa di migliorare queste cose, ma anche se non decidi, non ti fai un programma, già solo la consapevolezza, il vedere che non l'hai fatto, poi ti motiva a farlo, perché invece quando vedi di averlo fatto, che il voto dei tuoi valori è alto, quindi del tuo valore è alto, lì sai come ti stai bene, sei orgogliosa e sei in pace con te e quindi ovviamente sei anche motivata a farlo, a raggiungere quella sensazione, quindi a tenere conto dei tuoi valori, essere la persona che metti queste cose in pratica. Un po' un mix per oggi, la giornata della donna, di cui ho già parlato dell'8 marzo in altri video, quindi non vorrei ripetermi sulle cose che ho già detto, anche perché io tendo a pensare sempre le stesse cose, nel senso che mi chiarisco e poi dico, ok, c'è questa cosa qui, c'è la donna che rappresenta la terra, c'è l'uomo che è rappresentato dalla luna, so che è diverso da come si dice di solito, e poi c'è il sole è Dio, ma chi ha messo l'uomo nel posto del sole? Ma non adesso sì, certo, sembrerà che sto deridendo, ma sto deridendo quelli che si sono messi lì, no? Ancora nell'era dei pesci, e vedi che adesso l'uomo è il sole, a proposito poi tu sei la terra che gira intorno al sole, così ci hanno educato alla fine a fare, e che poi se il sole decide che tu non meriti, beh, lui cosa ti fa? Ti scarta, non hai più, non ti darà la luce, e tu diventi un pianeta sterile, e il tuo corpo diventa così, a proposito chi anche conosce, no? Chissà che il corpo riflette sempre quello che contengono i nostri pensieri a lungo termine. E allora è ovvio che poi magari hai tutta una serie di scompensi anche ormonali dove così diventi una terra non fertile, una terra fredda, una terra che invece di essere lì piena di vegetazione, accogliere tutti gli esseri, essere vivace con tutte le sue cascate, i suoi ruscelli, i suoi mari, l'oceano, la terra. E anche ogni tanto un vulcano che esplode, perché la donna non è che deve essere sempre tutta tutta rosa come i cuscini accoglienti, a volte c'è anche da mettere un puntino sulla i, proprio perché è importante quello che noi sappiamo che è vero, no? Nella nostra realtà. Quindi
E quindi non sei più questa terra viva, ma ti autometti nell'ombra, convinta che non meriti più il sole. Ecco, questo, no? In questo ruolo qualche uomo si è messo ancora, ma no, per me, per la mia logica, il sole è la luce, è quello che tiene in piedi tutto. Cioè, ti sembra l'uomo? No, cioè, il sole è il Dio, la vita, l'universo, la magia, diciamo così, il centro del nostro, dove noi giriamo intorno a una. Almeno io penso che giro intorno a qualcosa che sono dei segnali dell'universo, c'è qualcosa, c'è una magia con cui voglio collaborare e su cui ho il focus. E guarda, intorno a me, ma non perché l'ho deciso io, diciamo, intorno a me che sono fertile, che sono così vivace, interessante, e gira una luna molto molto importante, perché la Terra senza la luna, adesso non so come sarebbe, però la Terra senza la luna. Se c'è la luna è importante, infatti c'è la prima cosa che mi viene in mente è la compagnia, la Terra è così vivace anche perché c'è la luna fa parte della Terra. E quindi questa cosa che la donna è nata dal costo dell'uomo, qualcuno ha girato qualcosa a un certo punto secondo me, ma questo cos'è, so come filosofia, sai, non sto dicendo che ho questa proprio certezza, no, è solo così per parlare del sole, della terra, della luna. Secondo me la luna più che rappresenta l'uomo, no? Quelle cose più bianco, nero, no? Ci sono delle cose proprio così tecniche, no? Questo funziona così, questo funziona così. Vedi che le cose che inventa l'uomo sono più dritte, divise a metà, no? Vedi anche l'elettricità, cioè che loro sono bravi per le cose materiali, la materia è polarizzata, no? Più o meno. Noi invece donne siamo più così, che tutto un po' ci va bene, più sui colori, brave, ci piace queste cose morbide, rotonde, fertili, l'acqua, creare, fare mosaici. Ti abbraccio tantissimo perché mi sta finendo una batteria che prima mi segnava che ho 80 minuti, ma non ho parlato per 80 minuti, si vede che la batteria è vecchia e si consuma prima di quello che annuncia. Ti abbraccio tantissimo, ti auguro di aver passato una buona giornata della donna perché adesso è mattino, ma questo si pubblicherà dopo e mi vedrai stasera, si spera, e quindi ti auguro veramente di essere splendente. Ciao!